Buongiorno ragazzi, vi faccio un esempio, prendo un problema dal vostro libro e proviamo a fare un esempio di calcolo di media e varianza di una certa variabile casuale. Allora questo problema mi dice questo, abbiamo un'urna con delle palline, 3 hanno il numero 8, poi 5 hanno il numero 2 e 2 hanno il numero 20. Calcolare media e varianza della variabile casuale x più x, cioè la somma dei due numeri, ok? Allora, l'uscita del numero 2, l'uscita del numero 8, l'uscita del numero 20. E quindi le probabilità qui sono, ci sono 10 palline, quindi quelle col numero 8 sono 3, quindi probabilità 3 decimi. La probabilità ce ne sono con il numero 2, 5, 5 decimi. E 2 per il numero 20, 2 decimi. Però qui il problema non ci sta chiedendo di studiare questa variabile casuale qui, di calcolare la media, ma la loro somma. Allora dobbiamo vedere un po' quanto vengono le varie somme. Quindi i numeri sono, abbiamo detto, 5, sono 2, 8 e 20. Dobbiamo calcolarci da parte quanto valgono le somme. Allora, le somme possono valere 4, 10, 22, poi 16, poi 28 e poi 40. Quindi sono tutti questi numeri. Quindi qui che cosa dobbiamo fare? Calcolarci le varie probabilità che esca allora come somma 4. Possiamo mettere 4, questa è 1, poi abbiamo 10, poi abbiamo 16, poi abbiamo 22, 28 e 40. Di ognuna di queste somme dobbiamo valutare la probabilità. Quindi la probabilità che esca 4 sia solo in questo caso 2, quindi abbiamo 5 decimi, giusto? Quindi 5 con il 2, 5 decimi per 5 decimi fa 25 centesimi, e quindi 25 centesimi c'è una probabilità di 0,25. Il numero, vediamo prima quelle in diagonale che sono più semplici. Il numero 16, abbiamo 3 palline con l'8, quindi 0,9. Poi abbiamo quella 40, allora ne abbiamo 20, con il 20 ce ne sono 2, 2 decimi per 2 decimi, 4 centesimi, 0,04. Poi le palline con il 10, quelle che facciamo in verde e mi danno somma 10. O esce prima il 2 e poi l'8, o esce prima l'8 e poi il 2. Allora l'uscita del 2 ha come 5 decimi di probabilità, l'8 3 decimi, 5 per 3 15, 15 centesimi, moltiplicato per 2 30 centesimi. Allora l'uscita del 10 è 30 centesimi, 0,30, scriviamo. Poi abbiamo il 22 è dato da 20 e 2, quindi abbiamo 5 decimi per 2 decimi fa 10 centesimi, quindi 0,1, sono 2,020, quindi qui scriveremo 22,020. E infine il 28, abbiamo qua ancora il 28, la somma 20 più 8, ne abbiamo 3 decimi per 2 decimi fa 6 decimi, 6 centesimi, 6 centesimi, 12 centesimi, quindi qui avremo 0,12. Allora, se proviamo a sommarle tutte, 9 più 5, 14, 18, 20, riporto 2, 3, 2, 5,
7, 8, 10, la somma di queste piccoli fa 1. Quindi abbiamo verificato questo. Allora proviamo adesso a calcolarne il valore medio, il x con i più x con i per p con i, e ci facciamo il nostro valore medio. Allora, qui che cosa abbiamo? 4 per un quarto fa 1, 10 per 30 centesimi fa 3, poi abbiamo 9 centesimi, qui fa 1,44, poi qui abbiamo 0,20 per 22, quindi 20 centesimi per 22, quindi 2 decimi, fa 2,2, qui viene 4,4, 12 centesimi per 28, quindi facciamo i nostri calcoli, abbiamo trovato qui 4,4, 3,36, 1,6. Facendo queste somme abbiamo il valore medio che è 14,8. Qualcuno già mi dirà, ah, non potevamo usare questi? In questo caso andava bene usare questi e fare, vedete, questa espressione qua la posso scrivere somma delle x con i per p con i più la somma delle x con i per p con i. Quindi due volte, oppure facendo subito questo che fa 2, somma delle x con i per p con i. Quindi due volte per, qui possiamo fare 2 per 5 decimi che fa 1, 8 per 3 decimi, 8, 16, 24 fa 2,4, e 2 per 20, 20 per 2 decimi fa 4. 4 e 2, 6, 1, 7, qui ho 7,4 per 2, e che fa davvero 14,8. È chiaro che se fosse stata una estrazione senza reimmissione, e allora le cose cambiavano, perché variava questa variabile casuale x con i, e quindi ero costretto a fare una tabella di questo tipo. Sigma, praticamente che cos'è? Abbiamo detto, secondo la formula, è la somma, adesso scrivo subito x con i più x con i che fa 2x con i, quindi è 2 con x con i quadro per p con i meno mu quadro, mu quadro è questo 14,8 che poi lo elevo al quadrato. Qui viene 4, d'accordo? Elevando al quadrato, quindi è come dire 4 sommatoria per i che va da 1 a n delle x con i quadro per p con i meno un quadro che ho calcolato prima. Questo qui è 1, è la mia media. Capite che io adesso faccio il calcolo con questi, che mi è molto più semplice. Quindi in questa colonna qui viene 4 per 9 decimi fa 20 decimi, cioè 2. Così questi sono gli x con i quadro per piccolo d. Qua invece mi viene 64 per 3 decimi, quindi 19,2. Qua invece mi viene 400 per 2 decimi, 800 decimi, 80. Quindi, calcolo velocissimo, cosa mi viene fuori? Mi viene fuori un 4, poi qui faccio 21 e 80 fa 101,2, meno 14,8 al quadrato. Bene. Questo calcolo è il valore di sigma quadro, attenzione, questo non è sigma ma sigma quadro, chiedo scusa. Dopodiché facciamo la radice per quadrata per trovare sigma.
un sigma di 13,2. Prendo un altro esercizio, ed è il numero 92, sempre alla stessa pagina, che dice questo. Adesso leggiamo il testo. La durata di un componente elettronico per il settore navale si può misurare in mesi, quindi la variabile poi che comparirà X è in mesi, saranno poi i mesi. E si può modellizzare con una variabile casuale X con la seguente densità di probabilità. Quindi vi dà la densità. Questa è la formula già, tipo una come quella di normale di Gauss, che serve già per calcolare la probabilità. Qual è la durata media del componente elettronico? Qui vi fa il calcolo della media, invece. E poi dice, il componente viene montato su una nave che sarà in mare per 10 mesi. Qual è la probabilità che il componente duri almeno tutta la navigazione? Ecco, questa è la nostra funzione di probabilità. Come me la immagino se la voglio disegnare, insomma, per x minore di 0 e 0, quindi è l'asse delle x. Qui invece l'esponenziale con esponente negativo che parte da un decimo, mettiamo qui un decimo per uno fa un decimo, e quindi è un esponenziale di questo tipo. Quindi abbiamo una distribuzione di probabilità di questo tipo, dove la durata di questo oggetto, ad esempio, che duri da 2 a 3 mesi, supponiamo qui, è l'area del sottografico. Praticamente questa funzione mi aiuta a calcolare la probabilità di certi eventi, poi vediamo che cosa ci chiede. Prima cosa però, io voglio dimostrare, non ce lo chiede il libro, però almeno voglio dimostrare che questa è una densità di probabilità, quindi è proprio una densità, come negli esempi del caso discreto. Noi verificavamo a occhio che la somma delle piconi faceva 1, qua invece devo verificare, per essere una densità di probabilità, che la funzione è sempre maggiore o uguale a 0, e questa è. Ma poi una cosa importante è che l'integrale da meno infinito a più infinito della mia f di x deve fare 1, cioè io devo dimostrare che questo qui è 1, se no non ha senso, se no non è una distribuzione di probabilità. Allora, l'integrale da meno infinito a 0 fa 0, quindi questa parte qui non la considero. Mi calcolo solo l'integrale da 0 a più infinito di un decimo per e alla meno un decimo x. Allora, questo è un integrale elementare, come vedete meno un decimo x, la sua derivata è meno un decimo, eccola qui, metto anche un meno davanti, e quindi una primitiva è meno, che è questo meno qua, e alla meno un decimo x, il tutto compreso tra 0 e più infinito. Se vado a sostituire l'infinito abbiamo e alla meno infinito, e alla meno infinito fa 0. Se invece andiamo a sostituire lo 0, abbiamo e alla 0 che fa 1, cioè un meno davanti, meno meno 1 più 1. E quindi abbiamo verificato, insomma, che è una densità di probabilità. Prima domanda del libro. La prima domanda è calcolare il valore medio di questa funzione. Prima domanda. Il valore medio di questa funzione è l'integrale da meno infinito a infinito, ce lo scrive il testo, come avete visto, di x f di x. Il discorso è sempre analogo a prima, il primo pezzo il valore medio è 0, a me serve soltanto il secondo pezzo, da 0 a più infinito di un decimo e alla meno un decimo x moltiplicato x.
Quindi io mi devo calcolare questo integrale. Questo qui è un noto integrale per parti. Allora, innanzitutto cosa facciamo per calcolare questo integrale per parti? Mi prendo come G' questo, così facciamo un ripasso dell'integrale per parti. G' è un decimo per e alla meno un decimo x e f è uguale a x. Quindi da questo io mi posso ricavare la sua primitiva. Una primitiva è meno e alla meno un decimo x, è lo stesso calcolo che ho fatto prima. Comunque se faccio la derivata di g ottengo questo. Ho fatto l'integrale di questa funzione. E f' che è uguale a 1. Allora con questi dati calcoliamoci il nostro integrale per parti. Noi dobbiamo scrivere fg, cioè x, g è meno e alla meno un decimo x, meno l'integrale di f', g, f' è questo, 1, g è meno e alla meno un decimo x. In dx. Ok, tutto questo da 0 a più infinito. Qui mi manca la derivata di meno un decimo x, che è meno un decimo, moltiplichiamo per un decimo e moltiplichiamo per 10. D'accordo? Così abbiamo meno 10 e poi abbiamo e alla meno un decimo x, sempre da 0 a più infinito. Allora, se ci andiamo a sostituire l'infinito, abbiamo 0, qui abbiamo infinito per 0, ma questo limite qua viene 0. Se volete, questo è un calcolo da fare, potete fare la regola di De L'Hôpital. Quindi viene tutto 0 andando a sostituire l'infinito, andando invece a sostituire lo 0 viene e alla 0 che fa 1, quindi questo pezzo va via, meno 10 e alla 0 c'è un meno davanti più 10. Quindi alla fine andando a sostituire facendo f di più infinito meno f di 0 viene 10. Quindi il valore medio, la durata media con questa funzione di densità è di 10 mesi, quindi 10 mesi è il valore medio. Passiamo adesso al calcolo della probabilità che ci viene richiesta. Quindi se con x grandi indichiamo la durata, noi vogliamo, calcoliamo praticamente 1 meno pi x minore o uguale a 10. E questa è la durata di almeno 10 mesi. E quindi sarebbe 1 meno l'integrale, e qui cosa sarebbe da 0 a 10 mesi? Praticamente da 0 fino a 10, sarebbe da meno infinito a 10, però qui abbiamo visto che la funzione è 0, quindi da 0 a 10 di un decimo e alla meno un decimo x. La primitiva ce la siamo già calcolata, quindi noi abbiamo 1 più e alla meno un decimo x da 0 a 10. Andando a sostituire 10 abbiamo 1 più e alla meno 1 meno e alla 0 che fa 1. Quindi la probabilità espressa è uguale a 1. Questa è la probabilità che invece volevamo calcolare. Spero che questi due esempi vi abbiano un po' fatto comprendere meglio i concetti di media e di varianza, non solo nel caso discreto, ma anche nel campo. Ringrazio tutti per l'attenzione, ci vediamo alla prossima video. Arrivederci e guardate le selezioni!